Ciao a tutti ragazzi, oggi per voi il tutorial della faccia da mostro. Ho pensato di rifarvelo perché in quello vecchio ci sono alcuni errori e nel frattempo ve lo ricarico in HD. L'effetto verrà più o meno come questo. Allora, per prima cosa importiamo il video. Spostiamoci nel punto in cui stiamo per trasformarci in demoni, nel mio caso qui, clicchiamo col destro sul video e nel menu scegliamo Stabilizza movimento. Attiviamo la rotazione e spostiamo i due punti di traccia in questi punti. Questo ci servirà per far seguire i movimenti della faccia. Benissimo, clicchiamo col tasto play e aspettiamo che termini il caricamento. Possiamo fermarlo nel punto in cui torniamo normali, cliccando nuovamente sul tasto play. Ecco, io clicco ora, tanto qui non siamo più mostri. Clicchiamo su Applica e su Ok. Chiudiamo i tracciatori, tanto non ci servono più. E se ci spostiamo, notiamo che il video ha dei movimenti e si vedono dei bordi neri. Chiudiamo qui il menu nel video. Selezioniamo il video, andiamo su Livello, Precomposizione. Attiviamo Sposta tutti gli attributi nella nuova composizione e diamo un nome. Io metto ricomposizione faccia e clicchiamo su ok. Facciamo doppio clic sulla precomposizione oppure alt clic se avete la versione CS3. Selezioniamo il video e andiamo su composizione, impostazioni composizione e aumentiamo la larghezza del video. Io la porto a 1600 e clicchiamo su ok. Magari per essere più sicuri aumentiamo anche l'altezza per evitare che dopo ci siano dei bordi. Va bene a 1000 nel mio caso e clicchiamo su ok. Torniamo dalla composizione Demon Face e spostiamo la precomposizione faccia sotto in modo da vedere entrambe le timeline. Adesso andremo a togliere i bordi neri. Selezioniamo il video della precomposizione faccia, clicchiamo U sulla tastiera e chiudiamo i tracciatori in movimento in modo da avere il punto di ancoraggio, la posizione e la rotazione. Selezioniamo la precomposizione, quella di sotto, e clicchiamo P e tenendo premuto Shift premiamo R ed A e avremo anche qui il punto di ancoraggio, la posizione e la rotazione. Facciamo Alt clic sulla posizione del video di sotto, quindi della precomposizione, e con l'icona selettore espressioni la colleghiamo al punto di ancoraggio del video di sopra. Ora facciamo alt clic sulla rotazione del video di sotto e con l'icona selettore espressioni la colleghiamo alla rotazione del video di sopra e aggiungiamo qui asterisco meno 1 e facciamo clic su un punto vuoto. Infine facciamo alt clic sul punto di ancoraggio del video di sotto e con il selettore espressioni lo colleghiamo alla posizione del video di sopra e facciamo clic su un punto vuoto. Ora se ci spostiamo notiamo che sono spariti i bordi neri. Benissimo, chiudiamo la composizione del video di sopra. Chiudiamo il menu del video e ora possiamo cominciare a fare i nostri cambiamenti alla faccia. Per Quindi spostiamoci nel punto in cui abbiamo la faccia da mostro, va bene qui. Ora selezioniamo il video
andiamo su effetto, distorsione, fluidifica. E potete usare questi vari strumenti per deformare la vostra faccia. Io inizio con lo strumento alterazione. E se andate nelle opzioni dello strumento potete modificare la dimensione e la pressione del pennello. Io aumento un po' la pressione e riduco un po' la dimensione. E inizio a modificarmi un po' le sopracciglia. L'effetto della faccia da mostra è molto bello perché potete modificare la faccia come volete. Qualche altra modifica. Cercate di non esagerare per avere un effetto un po' realistico. Un po' la bocca. Uso un po' lo strumento di gonfiamento. Lo strumento piega. Mi schiaccio un po' il naso. Un po' gli occhi. Ok, direi che basta. Magari un po' di rotazione, vediamo. Vediamo come viene così. No, non mi piace. Se sbagliate potete premere CTRL e Z per tornare al punto di prima. Benissimo, direi che come deformazione va bene. Adesso possiamo applicare la trasformazione. Quindi in questo punto attiviamo un fotogramma per percentuale di distorsione, spostiamoci indietro nel punto in cui stiamo per trasformarci, va bene qui, e la portiamo a zero. Selezioniamo il video, premiamo U. E vedete che tra i due fotogrammi avremo la distorsione della faccia. Ok, trasformarci più velocemente, spostiamo il fotogramma più indietro. Sì, direi che va molto meglio. Ora spostiamoci in avanti, nel punto in cui siamo per tornare normali, va bene qui. E attiviamo un fotogramma per percentuale di distorsione. Spostiamoci in avanti nel momento in cui siamo tornati normali e la portiamo a zero. Perfetto. Chiudiamo il menu del video e ora possiamo passare alla colorazione della faccia. Andiamo su livello nuovo, livello di regolazione. Spostiamoci nel punto in cui abbiamo la faccia da mostro. Selezioniamo la penna e il video. Scusate, livello di regolazione. E facciamo una maschera intorno alla faccia. Io faccio un lavoro veloce, voi comunque cercate di essere più precisi possibile. Infatti io nel mio video ho usato molta precisione. Benissimo. Ora selezioniamo lo strumento freccia e andiamo su effetto, correzione colore, tonalità e saturazione. E potete modificare il colore come volete. Vediamo un po'.
Io scelgo questo. Nascondiamo per un attimo le maschere, selezioniamo il livello di regolazione e clicchiamo F per regolare la sfumatura. Vedete un po' voi quanto volete, nel mio caso direi che 15 va più che bene. Riattiviamo le maschere, chiudiamo il menu del livello di regolazione e colleghiamo con la gerarchia il livello di regolazione al video, in modo da far seguire i movimenti della faccia. Ora, per fare in modo che la faccia si colori mentre ci trasformiamo, selezioniamo il livello di regolazione e clicchiamo T per avere l'opacità. Selezioniamo il video e clicchiamo U. Facciamo Alt clic sull'opacità del livello di regolazione e con il selettore espressioni lo colleghiamo alla percentuale di distorsione del video e clicchiamo su un punto vuoto. Ora vedremo che la faccia si colora mentre ci trasformiamo. Chiudiamo il menu dei video, selezioniamo il livello di regolazione, cliccando col destro e a metodo fusione io scelgo sovrapponi, perché a mio parere è più reale. Voi però potete anche lasciare normale se vi piace di più. Ora dobbiamo modificare la maschera della faccia, perché come vedete qui il colore copre anche il collo. Quindi in questo punto, in cui la maschera è completa, clicchiamo M sul livello di regolazione e attiviamo un fotogramma per il tracciato maschera. Spostiamoci indietro e modifichiamo i punti della maschera. Anche qui cercate di essere precisi. Spostiamoci un po' in avanti e modifichiamo ancora. Ora un po' qui. Ok, direi che basta per ora. Spostiamoci in avanti mentre ci stiamo trasformando di nuovo per tornare ai normali e attiviamo un fotogramma per il tracciato maschera, in modo che la trasformazione riparta da qui. Poi spostiamoci in avanti e rimodifichiamo i punti. Nel frattempo vi dico che se volete potete venire a trovarci nel nostro forum che abbiamo riaperto, quello di Forum Free. Ora siamo anche in collaborazione con un altro forum riguardante le foto, che si chiama Universal Photo Forum Community. E se volete potete farci un salto. Ok, abbiamo quasi finito le maschere. Sì, direi che va bene.